Ehi, rieccomi, vi sono mancato, perdonatemi, ma tra pannolini da cambiare, nuovi equilibri da trovare, la scorsa è stata una settimana davvero impegnativa. Adesso però è arrivato il momento di tornare a raccontare cosa succede nel mondo esports, in particolare, come sempre, quello di League of Legends, e ripartiamo da quella che è la seconda divisione italiana, ovvero la BTL, la Blooming Talent League, perché le prime indiscrezioni, poi comunque confermate, hanno raccontato di una competizione che vedrà dei roster di prim'ordine. Non solo giocatori ampiamente conosciuti di livello competitivo come Skarti, Nelly, Taba, Kreon, Sadats, ma anche streamer importanti, importantissimi, tanto amati dalla community che tornano a giocare competitivo dopo pause più o meno lunghe, a seconda dei casi. Stiamo parlando ovviamente di Paolo Cannone, Fragola, Deidara, tra i più seguiti content creator italiani di League of Legends. Il punto è che in Elite, la serie A di League of Legends, almeno tre team sembrano essere inferiori a quelli della BTL. Ci stiamo avvicinando forse a un Summer Split in cui la serie B è migliore della serie A? Prima di cominciare vi ricordo che se vi piacciono e apprezzate i contenuti e i video che trovate sul canale, potete supportarmi iscrivendovi al mio Patreon, di cui trovate il link in descrizione. Potete farlo gratuitamente o sottoscrivendo un abbonamento mensile. In entrambi i casi sarebbe per me un passo importante e fondamentale per portarvi ovviamente sempre più contenuti, soprattutto di qualità. Come sempre, io sono Francesco De Giovo Lombardo, il vostro eSports reporter preferito. Like al video, benvenuti o bentornati a Tiki Taka Rift. Partiamo però doverosamente dallo spiegare che cos'è la BTL, perché magari qualcuno non è tanto informato o l'ha sentito parlare e non sa esattamente di cosa stiamo parlando. Ufficialmente non è la seconda divisione italiana, mi spiego. Le varie IRL, ovvero le EMEA Regional League, che sono i campionati ufficiali del circuito competitivo di Riot Games per League of Legends, hanno una prima e una seconda divisione italiana. Dai, non italiana, hanno una prima e una seconda divisione. Ora, la IRL italiana è quella che una volta veniva chiamata PG Nationals, che da questo 2024 ha cambiato nome, ha fatto il rebrand e abbiamo ormai imparato a conoscere e a chiamare come LIT, sigla per League of Legends Italian Tournament. Questa rappresenta ufficialmente la prima divisione, ovvero la Serie A, potremmo chiamarla italiana di LoL. Fino all'anno scorso, al di sotto della Serie A, c'era la seconda divisione, chiamata Proving Grounds, organizzato e gestito sempre da PG Esports, ovvero lo stesso tournament organizer di Elite. Contestualmente nel 2023 nasceva anche proprio questa BTL come torneo, diciamo, intermedio di eccellenza, mettiamolo così, tra il circuito Tormenta, che identifica invece la terza divisione, la serie C, se vogliamo chiamarla così, italiana, e il Proving Grounds, con l'obiettivo di essere appunto un torneo riservato ai migliori team e giocatori che magari rimanevano fuori dal Proving Grounds, ma che erano un po' troppo per giocare semplicemente il Tormenta. Da quest'anno però le cose sono cambiate, la Blooming Talent League, la BTL appunto, è diventata di fatto la Serie B, quindi di fatto è la serie cadetta. Il Proving Ground è stato eliminato, motivazioni diciamo legate ai costi, non proporzionali al numero di spettatori, al valore in sé del prodotto che aveva acquistato negli ultimi anni. A livello ufficiale, però, così all'interno del circuito competitivo delle IRL in Italia è rimasto solo LIT. Serve però ugualmente un torneo da cui attingere per portare le squadre in Elite, perché come sempre le peggiori classificate di Elite alla fine della stagione finiscono in relegation, ovvero dovranno giocare il promotion tournament per conquistarsi il diritto di rimanere nella massima serie. Anzi, una sola, perché da quest'anno a doversi giocare il posto sarà solo la peggiore, l'ultima in assoluto tra Spring e Summer, che nel promotion affronterà le tre migliori della stagione invece di BTL, in base, come sempre, i punti circuito conquistati secondo i piazzamenti ottenuti. Al termine dello Spring Split, ad esempio, in Elite i Drenn con l'ottavo posto hanno ottenuto 0 punti, mentre Ekko e Axolotl rispettivamente 12 e 18. In BTL invece Machoke e Novo sono già state retrocesse, mentre Underworld e Away hanno preso 6 punti.
finisse oggi la stagione, al promotion andrebbero i Dren da Lit, mentre Deltaland, SPS e una fra The Gulls e della Severona dalla BTL. Quindi, anche se al momento la BTL non è ufficialmente inserita nel circuito IRL come seconda divisione, di fatto si comporta così, di fatto rappresenta la seconda divisione italiana, nel senso che è quel torneo che permette, l'unico torneo, che permette di qualificarsi e di raggiungere la Serie A, ovvero l'IT. I conti però ovviamente si faranno a fine stagione. Chi avrà la chance per lottare per un posto in l'IT? Ora, perché vi ho fatto tutta questa premessa? Perché il fatto di non far parte ufficialmente del circuito delle IRL permette a Clash, che è gestore e organizzatore della competizione, di fare, detto proprio papale papale, di fare un po' quel che gli pare. Partiamo dal formato: in Spring erano 12 squadre divise in due gironi da 6. Per il Summer si è già cambiato dopo anche numerosi feedback ricevuti sia dalle squadre sia dai giocatori, che hanno espresso soprattutto la richiesta di voler più game da giocare, non tanto perché vogliono in sé giocare di più, quanto perché è difficile sia da un lato capire il livello di un team in poche partite, sia vederne la crescita. In quelli che l'anno scorso sono stati in regular season appena 5 game giocati, prima di passare poi direttamente alle BO5. Per questo Summer, infatti, ci sarà un solo girone unico, quindi si passa da due gironi a un solo girone unico in regular season, con le squadre che però sono scese da 10 a 12. Già questa è un'enorme differenza, e tra l'altro le prime 6 avanzeranno ai playoff. Stavo dicendo, questa è già un'enorme differenza, perché considerate che in Elite le squadre sono invece 8 e ai playoff fanno solo le prime 4. Ma non è una scelta di PG, attenzione, è Riot Games che ha imposto un regolamento standard, e così deve essere, non puoi esentarti da questo regolamento, a tutte le IRL. Tutte le IRL non accredited, quindi diciamo di seconda fascia, funzionano così: 8 squadre, 4 vanno ai playoff. Per quelle di prima fascia sono 10 squadre e 6 vanno ai playoff, ma non puoi fare diversamente. Un'altra differenza importante sotto questo profilo è invece il numero di import. Se fosse all'interno del circuito IRL, BTL dovrebbe mantenere la regola dell'avere almeno 2 LTR per team, ovvero almeno 2 giocatori devono essere italiani o stranieri che hanno però giocato almeno 2 degli ultimi 3 split in Italia. Ciò porta ad avere dei team senza italiani, in modo del tutto lecito, come già accaduto e come continua ad accadere. In BTL invece è possibile utilizzare un diverso tipo di regolamento, totalmente autonomo. In questo caso Clash ha scelto di mettere la regola che un team può avere al massimo un import. Tutti gli altri 4 devono essere necessariamente italiani, ignorando così totalmente la regola dell'LTR. Questo anche perché fin da subito BTL, comunque come seconda divisione non ufficiale, ma di fatto abbiamo detto che si comporta così, si è sempre prefissata l'obiettivo di diventare una sorta di vetrina per i giocatori italiani, per i nuovi talenti italiani, dove possono andare a giocare, a competere e anche a, diciamo, a farsi le ossa e a farsi vedere, ovviamente, dai team di prima divisione che ultimamente puntano soprattutto su giocatori stranieri, anche perché non c'è una base di giocatori italiani da cui partire. O ne prendi alcuni veramente, gli fai fare una gavetta enorme, cioè sono proprio... Invece se fanno tipo 2, 3, 4 split in BTL dove c'è spazio per i giocatori italiani, allora sicuramente molto più senso, e puoi andare a prendere un giocatore che in qualche modo è già formato, non al 100% magari, ma non è nemmeno un esordiente quasi assoluto della scena competitiva. Certo, è una regola che potrebbe anche ritorcersi contro in alcuni casi, perché al momento del promotion tournament si vanno ad affrontare squadre di BTL che hanno imposto l'obbligo di avere 4 italiani minimo, possono essere anche 5 ovviamente, contro un team che proviene da Elite che magari invece è full import, solo stranieri. Però uno, non è detto che sia più forte, cioè non è affatto scontato che gli italiani in generale siano sempre più scarsi degli stranieri, non la vedo assolutamente questa cosa. 2. Non è questo il caso, visto che comunque i team che occupano la parte bassa della classifica di Elite, almeno in questo momento e per quelle che sono le previsioni, sono in realtà
molto italiani. A questo va aggiunto che il livello della competizione permette anche di prendersela con più calma. Diciamo che richiede meno allenamenti intensi, permettendo sia a tanti giocatori che magari sono ancora in erba, non sanno ancora se questa sarà la loro effettiva carriera e quindi magari fanno, lavorano, altri sono giovanissimi, studiano, quindi gli permette di avere del tempo da dedicare ovviamente al LoL e agli allenamenti senza che debbano concentrarsi solo ed esclusivamente su quello. Ma al di là di questo permette anche a un team di streamer di poter competere per la vittoria, come nel caso di Paolo Cannone, Fragola e Deidara, che abbiamo già nominato e che faranno compagnia a Creon e Sadats, un roster poi che in realtà è già ampiamente conosciuto. Si tratta infatti di un team già formato in occasione del torneo a metà tra intrattenimento e competizione del Drututt Ultimate Showdown, in particolare nella seconda edizione. È un roster che nei mesi successivi ha continuato a giocare insieme, intensificando gli appuntamenti nell'ultimo mese e portando così alle successive elucubrazioni sul loro possibile futuro insieme. Loro stessi ci hanno scherzato in streaming, millantando un possibile approdo in Lit, la massima serie italiana di League of Legends. Questo roster, ovvero il team DUS, chiamiamolo così amichevolmente, giocherà per i The Gulls, che sono una giovane organizzazione di Monopoli, come Machko tra l'altro, che nello scorso spring avevano raggiunto il terzo posto e possono ora puntare a rientrare nella top 3 finale per giocarsi la promozione in Lit. L'ultima apparizione, giusto per dare un po' di contesto, di Deidara in una prima divisione risale addirittura allo Spring 2022, con la maglia degli Outplayed e al PG Nationals. Ancora più indietro quella di Fragola con i MOBA Rogue nel 2019, insieme tra l'altro proprio a Paolo Cannone. Tutti e tre hanno già partecipato alla BTL nello Spring 2023, quando però ancora non rappresentava l'unica via d'accesso per l'IT, non era quel torneo di seconda divisione come è diventato in questo 2024. Più recenti invece sono le presenze di Sadats e Creon. Il primo ha giocato lo Spring 2024 di Elite con la maglia degli Axolot, conquistando un sesto posto. Creon invece ha conquistato il terzo posto con la maglia degli Atleta nel Summer 2023, eliminato ai playoff dei Desire. Ma il roster forse più, diciamo, pesante sotto il profilo competitivo è quello dei Gamblers, che sono riusciti, grazie al lavoro di Coach Raitz, a rimettere insieme Raitz, a rimettere insieme la Brigata, un team così denominato tempo fa, che coglie sostanzialmente perché Brigata, per coglie un gruppo di amici che hanno già giocato insieme per lungo tempo e che vedrà Scar, Kaboom, Victor, Taba e Tinelli. Si tratta di giocatori ampiamente conosciuti nella scena competitiva italiana con numerose presenze tra PG Nationals, la massima serie, e l'ex Proving Grounds. Tanta esperienza, ottime meccaniche, ma soprattutto sono dei player che si conoscono da molto tempo e che in alcuni casi hanno già giocato insieme. L'obiettivo è chiaramente quello di conquistare la promozione nella massima serie. Nello Spring Split il team ha ottenuto 12 punti, contro i 105 dei vincitori Deltaland. Sarà necessario arrivare in fondo a questo summer per potersi garantire la qualificazione al promotion per l'IT. Di questo roster per molto tempo ne ha fatto parte anche Demon, era stato contattato anche per farne parte in questo caso, ma diciamo che lui stesso ha preferito continuare a giocare quasi per puro hobby, no? Quindi si continuerà a giocare nel circuito Tormenta, anche perché un mese fa ha comunque sollevato ancora una volta un altro trofeo al Comic-Con di Napoli. Al di là dei Deltaland, che rimangono comunque una delle squadre favorite del torneo, essendo campioni in carica fino a prova contraria e avendo cambiato un solo elemento rispetto allo Spring, ci sono tanti team interessanti, ovviamente team di secondo piano, organizzazioni che vogliono farsi conoscere, che sono le prime armi, che devono loro capire loro stesse come funziona League of Legends, come si può arrivare in alto, spero per loro costruendo piano piano con calma. Però ovviamente a questo punto arriva la domanda fatidica, cioè BTL è davvero meglio di Lit? Senza dubbio questo Summer Split avrà un'attenzione mediatica enorme per la presenza di giocatori che rappresentano anche, abbiamo detto, la parte di influencer di League of Legends. Mi aspetto ad esempio un picco di spettatori superiore a quello di Lit quando giocheranno i The Gulls, ancora di più quando ci sarà la sfida con i Gamblers, che hanno già tra l'altro infiammato la sfida
sui social, però non mi aspetto lo stesso numero di spettatori per le altre partite. Tutto il rispetto che posso avere per le altre squadre, ma non hanno appunto ancora un seguito, non hanno ancora tanti tifosi, non sono molto conosciute, con una media che sarà sicuramente inferiore rispetto alla media di Elite. Però attenzione, perché proprio queste squadre andranno a beneficiare. Pensate agli AOA Esports, ad altre squadre di questa BTL 2024 che improvvisamente si trovano a giocare contro Paolo Cannone, Fragola, Deidara. È una squadra che fino a poco tempo fa, fino a poche settimane fa, era veramente sconosciuta. Pensa se poi riesce pure a batterla, diventa improvvisamente una delle più conosciute di tutta Italia. Probabilmente, lo dico senza, cioè con un po' di rammarico ma senza sorprese, probabilmente potrebbero diventare squadre anche più conosciute di quelle di Elite, di alcune, non di tutte ovviamente, ma di alcune di quelle di Elite. Sul profilo competitivo non c'è paragone invece, le quattro migliori squadre di Elite sono indubbiamente superiori a questi roster, anche perché lavorano a livello professionistico o semiprofessionistico, quindi è proprio un concetto diverso, giustamente, parliamo di una serie A contro una serie cadetta, mentre invece due o tre team potrebbero sicuramente essere insediati dai migliori della BTL, motivo per cui penso di poter affermare con... Sì, lo posso affermare, ma Macumbe varie non lo so, ma con sufficiente sicurezza che nel 2025 vedremo una squadra di questa attuale BTL in Elite. Però voglio dire, va bene così, sono due circuiti differenti, il cadetto serve, deve servire proprio per dare la possibilità a giocatori nuovi e talentuosi di mettersi in mostra, magari affiancandogli proprio, facendoli giocare contro player, pro player già affermati o contro streamer già conosciuti, ripeto, e anche deve essere una vetrina anche sotto questo punto di vista, non solo per farsi conoscere dalle eventuali squadre di Elite interessate, ma per farsi conoscere anche dalla community, perché poi da lì che bisogna sempre partire, farsi conoscere il più possibile dalla community, che tu sia un giocatore o che tu sia una squadra, perché se non hai chi ti supporta, chi ti segue, chi è interessato a te, tutto muore. L'esports muore se non c'è chi è interessato a te. È inutile girarci intorno. Gli spettatori, l'interesse è la cosa più importante. Elite invece è la punta di eccellenza. O almeno dovrebbe esserlo, nel senso che quattro squadre sono effettivamente interessate a vincere, sono effettivamente interessate a far bene. Le altre al momento diciamo che non hanno i mezzi. L'appuntamento con BTL è ogni martedì e mercoledì a partire dal 28 maggio, mentre a seguire il giovedì e il venerdì è il turno di Elite, che è già iniziato, ve lo ricordo, lo scorso 23 maggio, la prima settimana è già passata. LEC invece ricomincia l'8 giugno, quindi abbiamo un altro weekend di attesa e ce la faccio più io questi weekend, cioè pure finito l'MSI, cioè meno male che questo weekend, l'1 giugno, sabato 1 giugno, ricomincia invece l'LPL. Tra due giorni, un nuovo video sull'LPL in cui vi spiego, ovviamente, il nuovo formato. E sembra complicato, e invece è ancora più complicato. Detto ciò, vi rammento che ogni venerdì mi trovate live in streaming per Studio League, il format di approfondimento della scena competitiva in League of Legends, e non solo, insieme a Vischio e Rebel Bridge. Vi aspettiamo. Grazie per avermi ascoltato e seguito fin qua. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle uscite dei prossimi video. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa edizione della BTL, di rivedere gente come Paolo Cannone, Fragola, Deidara insieme nello stesso team giocare contro giocatori nuovi che avranno sicuramente adesso più interesse mediamente. Metti il support italiano super sconosciuto che per qualche motivo, la di Kerry, non so, qualcuno che solo killa Deidara, qualcuno che solo killa Paolo Cannone, un jungler arrivato all'improvviso, nessuno conosce, che jungle gap a Fragola, che è attendibile, cioè è possibile, plausibile come cosa, perché ripeto, una cosa è giocare competitivo, una cosa è fare lo streamer e andare a giocare un campionato, sono due cose diverse. Ma ammetti che succede una cosa del genere, quanto diventa famoso?
quel giocatore. È un'occasione ghiotta per tanti, tantissimi. Alla prossima e buoni sports a tutti e a tutte. Ciao!